Ciao a tutti, buongiorno e buon anno, primo video ufficiale del 2016. Siete pronti, riposati, carichi? Avete voglia di iniziare con nuovi lavori, nuovi spruzzamenti? Bene. Allora, primo lavoro dell'anno un po' particolare, ho ceduto, diciamo così. Devo ammettere che per diverso tempo non sono mai stata molto attratta dalle pantofole lavorate ai ferri, le calze, queste cose qua, ma ultimamente non so perché le vedo ovunque. Sui siti, sui blog, su Pinterest, da tutte le parti. Quindi, come succede spesso, a forza di vedere una cosa, poi ti viene curiosità di provare. E così, eccoci qua. Paragonando vari lavori, leggendo un po' in qua e in là, insomma, ho cercato di creare un modello estremamente facile da fare, tanto per iniziare, per fare una prova. Poi, eventualmente, se piace, ci si può sempre perfezionare trovando modelli sempre più complessi. Però, questi sono veramente facilissimi da fare. Appunto, ho una serie di cose da dirvi prima di iniziare. Prima cosa, occorrente, i classici ferri dritti, niente di strano, i ferri dritti, e ovviamente della lana. La grossezza della lana dipende molto anche da quello che vorrete fare con queste pantofole, cioè se le userete come vere e proprie pantofole per girarci per casa, vi consiglio una lana un po' grossa e magari non troppo soffice per non creare delle pantofole estremamente scivolose. Quindi una lana grossa che crei un po' di spessore fra il piede e il pavimento. Se invece le userete come farò io, come delle calze per andare a letto, calzette semplici, allora andrà bene anche una lana più sottile. Poi la taglia, molto importante, non è una taglia unica, dovrete decidere che misura fare, quindi appena avrò smesso di parlare comprerò una tabella e a seconda della misura del vostro piede vedrete e deciderete quale taglia fare. Questo vi servirà ovviamente per tutto il lavoro, perché ci saranno due o tre punti in cui a seconda della taglia che avete scelto dovrete fare più o meno punti, quindi è importantissimo, prima di iniziare il lavoro misurate il piede e decidete la taglia. Altra cosa molto importante, essendo una calzatura, quindi insomma qualcosa che dovrà calzare perfettamente, prima di iniziare il lavoro dovrete fare un campioncino. Quindi questo servirà a decidere con quali ferri lavorare, decidere il numero dei ferri. Quindi ne scegliete un paio, quello che secondo voi potrebbe essere giusto, e fate un campione di 14 maglie per 27 ferri. Il quadrato deve risultare un quadrato di 10 cm per 10. A seconda del risultato che vi viene capirete se quei ferri che avete scelto vanno bene oppure no, se è il caso di aumentare il numero o diminuire. Spero di essere stata chiara, se c'è qualche dubbio chiedetemi. Io per esempio pensavo potesse andare bene un numero di ferri, poi quando ho fatto il campione mi sono resa conto che assolutamente ero ancora molto indietro, ho dovuto aumentare il numero. Tutto qui, quindi un campione di 14 maglie per 27 ferri. Come sempre trovate le spiegazioni dall'inizio alla fine sul blog, metto il link sotto, quindi se volete procedere senza dover guardare il video, cliccate lì, trovate tutto il procedimento, direi che ho detto tutto, possiamo iniziare. Quindi prima cosa fate il campioncino e poi scegliete la taglia guardando la tabella che vi metto adesso. Iniziamo! Allora, abbiamo il lavoro, tenete un po' più di filo da parte perché ci servirà poi per la cucitura finale, quindi teniamone un po' di più. Io avvio 29 maglie, quindi 1. Allora, vado piano così se non lo sapete fare. Questo è il filo che non viene dal gomitolo, quello più corto. Lo faccio passare qui. Poi prendo il filo che viene dal gomitolo, lo faccio passare così e faccio passare il ferro qua. 2. Di nuovo filo legato al gomitolo, diciamo così. E facciamo passare il ferro, 3. Qui. Non stringete molto il lavoro, non stringetelo mai molto, sennò è una faticaccia poi da lavorare.
proseguite per il numero di maglie che vi occorrono. Allora, adesso dobbiamo proseguire facendo dei punti dritti. Quindi facciamo passare il ferro qui, prendiamo il filo, passiamo sotto e facciamo uscire. E questo è uno. Entriamo nel punto, filo, due. Passo sotto al punto, prendo il filo, faccio passare il ferro qui e faccio uscire. Ok, sono già arrivata alla fine del ferro, semplicemente lavoro anche questi due. Fatto tutto il ferro, giro il lavoro e ricomincio da questa parte. Quindi vado sotto al punto, prendo il filo e lo lavoro. Allora, vi scrivo a quanti centimetri dovete arrivare voi, quindi proseguite semplicemente facendo dei punti dritti su tutti i ferri, punti dritti, fino a che non avete raggiunto la lunghezza desiderata che vi scrivo qua. Ok, dopo che avrete raggiunto la lunghezza desiderata, procedete in questo modo. Il primo punto lo lavorate sempre a dritto. Dopodiché tutti gli altri punti li lavorate a coppie, a due, quindi invece che inserire il ferro qui, lo inserite nel secondo e li prendete su entrambi e poi lavorate a dritto normalmente, semplicemente lavorandone due insieme. Stessa cosa qua, invece che entrare dentro al primo, passate dal secondo e li recuperate tutti e due e li lavorate. E via così, praticamente dimezzate le maglie. Procedete in questo modo, un dritto normale, lavorando due punti insieme. Allora, finito il ferro con le diminuzioni, ne fate 3 a dritto, normalmente senza diminuire nulla. Io sto finendo il terzo ferro, mi rimangono 2 maglie. Questa è questa, ecco, ho già fatto il terzo ferro a dritto. A questo punto, girate il lavoro, abbiamo alcune maglie dritte da fare. Quante dipende dalla grandezza della vostra scarpa, quindi ve lo scrivo qui. Io ne avevo 3, per esempio. Fate le maglie dritte, fate un'altra diminuzione, quindi lavorate 2 maglie insieme e poi ripetete questi passaggi fino alla fine del ferro. Rifate il numero di maglie che avete fatto all'inizio, quindi potevano essere 4, 5 o 3, poi di nuovo una diminuzione. Procedete così fino alla fine del ferro. Quindi fate tutto un ferro a dritto, io l'ho già fatto, e l'ultimo ferro lo lavoriamo facendo le diminuzioni, quindi tutte le maglie a due insieme. In questo modo. Lavoriamo sempre a dritto, normalmente, semplicemente recuperandone 2. A questo punto si può tagliare il filo, lo lascio un po' lungo perché mi servirà dopo per la cucitura, diciamo così. Quindi cavo il ferro dai punti e faccio passare il filo che ho appena tagliato in mezzo.
magari aiutandomi con un uncinetto che faccio meglio. Faccio passare il filo qui. E tiro. Ok, siamo messi così, abbiamo appena chiuso qui. Questo è il primo ferro che abbiamo fatto ed è dove dobbiamo cucire adesso, perché sarebbe la parte del tallone. Quindi semplicemente lo pieghiamo a metà e con il filo che avevamo lasciato all'inizio cuciamo lungo il bordo. Allora, cercate di passare proprio da lungo il bordo più esterno in modo da non rimpicciolire la pantofola. Vedete, passo proprio da qui, dal punto più esterno, e poi torno indietro, rimanendo sempre qui, più alta che posso, e cucio. Arrivata alla fine faccio un piccolo nodo, anche un paio di nodi, per bloccare il tutto. E li faccio all'interno della pantofola, così si nasconde meglio. E poi faccio passare un po' il filo sotto alle maglie e taglio. Dall'altra parte invece cucite in questo modo, avvicinando le due parti, circa fino qui. Fate la prova, ve la indossate e vedete, così non rischiate di cucire troppo. Ok, fatte tutte le cuciture possiamo procedere a fare il bordino, che è quello che cambia veramente la faccia alla pantofola. Allora, per fare questo prendiamo un uncinetto, facciamo un cappio. Quindi entrate, vedete qua sono lungo il bordo, entrate in una di queste aperture, sotto alle maglie lavorate, mi prendo il filo qua, faccio passare l'uncinetto sotto, e lavoro, sto facendo una maglia bassa, in questo modo leggo il filo alla pantofola, vedete, ho lavorato qua e ho fatto una maglia bassa, entro nell'apertura, diciamo così, tanto per intenderci, di fianco, e faccio un'altra maglia bassa, sto lavorando quindi sotto queste maglie qui. Poi faccio una maglia alta, prendo il filo, passo dentro sempre lì, prendo il filo, passo sotto, prendo il filo, passo sotto a due fili, quindi prendo il filo, passo sotto a questi. Poi faccio due catenelle. Un'altra maglia alta sempre lì, quindi rientro qui, porto dentro il filo, passo sotto i primi due e di nuovo, e infine una maglia bassa sempre dentro qui. Ecco, e ne abbiamo fatta una. Quindi mi sposto un po' più in là, non entro subito qui, entro qua. Non mettetevi mille problemi per capire esattamente dove dovete entrare, fate un circa e vedrete che il risultato alla fine verrà, non c'è problema. Comunque io mi sposto, non entro subito qui, entro qua e faccio una maglia bassa. E poi faccio di nuovo quello che ho fatto qui. Quindi
nell'apertura sotto la maglia successiva qua, vedete, io sono entrata qui, adesso entro qui, faccio un'altra maglia bassa, poi sempre qui faccio una maglia alta. Poi faccio 2 catenelle, un'altra maglia alta, sempre qua dentro, e finisco con una maglia bassa. E adesso si tratta di fare tutto il giro in questo modo. Quindi vi spostate un po', entrate per esempio qui, fate una maglia bassa e subito dopo fate tutto questo. Basta che tornate indietro un po' col video se avete dei dubbi, riguardate come abbiamo fatto questi, ma è semplicissimo: una maglia bassa, una maglia alta e 2 catenelle, poi si torna indietro una maglia alta e una maglia bassa, alternate in questo modo facendo tutto il giro fino a che non arrivate qui. Ecco, appena fatto l'ultima faccio una maglia bassa per unire e ho finito il decoro. Posso tagliare il filo, nasconderlo un po', faccio il nodo, nascondo e anche questo è fatto. Ecco le nostre simpaticissime pantofole. Per qualsiasi dubbio mi raccomando non esitate a chiedere, altrimenti rimanete connessi e non perdetevi i prossimi video. Ciao, a presto!